Ed eccoci qua, bentornati sulle frequenze di GDR Unplugged, bentornati all'altro modo di giocare di ruolo. Se provenite dalla preparazione alla giocata, sapete già che in questa puntata, di fantasmagorica puntata del Giochiamo A, giocheremo a Gunslinger, gioco proposto da il nostro solito spaccino. A tal proposito vado a presentare i miei compagni di ventura, e cioè il prode Bob J, Bob June. Ciao Roberto. Ciao cari, come state? Noi stiamo bene, penso io sto bene, in arancione, ma come vedi ho tendenza al rosso. E tu Nicola, come stai? Bene, tutto ok. No, bene. Sempre in zona arancione, come te. Bravo, così si fa, mi raccomando, sempre pronti, col verde si va, con l'arancio ci si ferma, col rosso non si passa. Dicevamo, scusa, ricordo a tutti quanti, tra l'altro un'altra cosa che mi ero dimenticato nell'altra puntata, e cioè che GDR Unplugged non è gratis, ma possiamo provare sempre nuovi giochi e sparare sempre nuove battute grazie ai nostri sostenitori su Patreon o agli abbonati sul canale Twitch. Ci sono state nuove aggiunte nell'ultimo periodo. Un giorno mi ricorderò di fare la lista e ringraziarli personalmente tutti quanti, ma siete tantissimi e vi ringrazio col cuore. Prima di addormentarmi, ho una preghiera per voi tutte le sere. Fatto questo, direi di andare a dare una breve introduzione al gioco e poi presentiamo i personaggi e andiamo a giocare. Per cui, Bob, parole a te per dire due parole sul gioco. Ok, Guns N' Slinger è un gioco ambientato in una sorta di fanta western che parla del viaggio di un pistolero maledetto e della sua pistola senziente. E si gioca per scoprire se trovano quello che cercano e come e quali saranno le conseguenze. Perfetto. Allora, presentazione dei personaggi. Nicola, tu giocherai la pistola. Vai. Esatto. Presento. Yes, di due cose su di te, pistola. Allora, dico due cose su di me, partendo dal fatto che il mio nome è Claire. Io ero la figlia del nostro pistolero. Approfitto di questa cosa chiedendo a Roberto se come forma posso essere anche un fucile o devo essere strettamente una pistola. Allora, puoi essere quello che ti pare, può essere anche un fucile. Un'opzione avanzata del gioco dice che in creazione puoi pagare due connection subito per avere la capacità di cambiare forma. Ah, ok, no, mi piace l'idea del fucile. Ok. E quindi sarò tipo un classico vecchio fucile Winchester, quelli di Tex Willer, per chi ha in mente. Che ricordiamo è un brand maledetto, tra le altre cose. Giustamente. No, è vero. Allora, Sì, esatto, perché è maledetto? perché è maledetto? Perché la famiglia Winchester era perseguitata dagli spiriti delle persone morte a causa delle loro armi. E per questa ragione, l'ultima erede dei Winchester fece costruire una casa che non doveva mai essere finita, doveva essere in un lavoro in corso perenne perché gli spiriti non la potessero rintracciare, ma alla fine anche lei è morta in un incidente, come tutta la sua famiglia. Che figata! Diciamo che questa partita parte bene, allora, Marco, visto che avrai un Winchester dietro. Hai altro da aggiungere o vado io? Sì, no, ho altro da aggiungere perché aggiungiamo le cose decise in creazione, quindi che io sono più di un'arma, quindi ho una connessione con la magia che mi permette di incamerare e copiare magia altrui e che sono direttamente connesso con i flussi globali, per cui ho la capacità di ripristinare quasi tutto. Quasi tutto. E sì, poi direi, non so, andiamo o Sì. facciamo anche statistiche, eccetera, No, eccetera. no, 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 li vediamo in gioco, li vediamo. Vado con la presentazione del mio personaggio. Io invece sono il pistolero.
Sono, allora, mi chiamo Nemo e praticamente sono questa figura scheletrica che cammina, si trascina per questo mondo perché sono stato toccato dalla torsione che mi ha preso il cuore, oltre a uccidere la mia famiglia. Per cui cammino per questo mondo sotto un cappello degli stracci che coprono ciò che resta di me. E porto con me una bambola, che era la bambola di mia figlia, di Claire, oltre alla pistola, che è Claire stessa, cercando il mio cuore perché la torsione mi ha strappato il cuore, donandomi però in cambio la possibilità di sentire il dolore del mondo. L'unica cosa che devo aggiungere ancora è che sono inseguito da una belva oscura, un lupo nero, dalla forma di lupo nero, un po' ricordando il lupo nero della storia infinita, un po' prendendo da lì, e direi che basta, vado cercando il mio cuore dove indica la bambolina. Corrisponde l'immaginina? Ok. Assolutamente sì. Allora, visto che master preparato che hai oggi, Mamma mia, ma sei sul pezzo, sei! mamma mia, rimettiamo la musica. A volume basso! A volume No, il basso! ho impostato il volume di ogni singola canzone. Complimenti. Guarda, se fossi un master a pagamento ti pagherei. Poi ti mando la parcella. Ma sta andando in realtà? Sta già Sì, io la andando? sento. Un po' Ah, altina, ma la io sento. no. Io no, la sto abbassando ora. No, perché io non la sento. Va bene. Fai finta che c'è perché c'è. Adesso non c'è più. Adesso non c'è più. Finita, esatto. Adesso c'è e io la sento pure. Ok, la Io non la sento. sento. Molto bassa, ma c'è. Ok, Ok. Sì. no, Ok. pensavo andasse, cioè potessero sentirlo solo due persone su tre. No, scherzo, visto che qui abbiamo solo roba di qualità. Allora, Nel senso di droga. esatto. Quindi, cominciamo. Quindi, prima scena. Nella pianura scarnificata giace un castello incredibilmente intatto, che di questi tempi significa semplicemente molto meno distrutto del resto. Ok, voi sapete che questo castello ospita decine di fantasmi. Storicamente questi fantasmi sono sempre, no, non sono stati una minaccia con le persone delle città circostanti, ma un custode della torsione ci è andato ad abitare. È iniziato a fare esperimenti sulla torsione, la magia e sui fantasmi, che si stanno cominciando a trasformare e a diventare rabbiosi. Quindi siete stati mandati dagli abitanti del villaggio. Ditemi voi se vi piace questa intro. A me sta facendo schifo. È una di quelle date dal manuale. No, è uno dei suggerimenti del manuale. Allora, Di partenza. ti dico, mentre la narravi, dico, ma strano, Roberto di solito è più ispirato di così. Sembra un'intro classica da avventura di D&D. Esatto. Senti. Accantoniamola, accantoniamola e torniamo con lo stile di GDR Unplugged. Mi dispiace, autore. Ok. Quindi, Marco, prima scena. Dove vi trovate? In una pianura desolata in cui c'è un castello che una volta non era abitato da fantasmi. Scherzo, scherzo, non Lo sai cosa c'è qua esiste. dietro? Cosa c'è lì dietro? Cosa c'è? Che Ma ci sorpresa! hanno mandato gli abitanti del villaggio o no? Cioè, l'abbiamo sentito in taverna questa cosa qua. Ah, mi pareva sì. Allora. Sai dove siamo? Perché prima, mentre rispondevamo alle domande, io già un po' mi figuravo il mondo e quando c'erano dei posti che ci chiedeva il gioco di suggerire, già mi immaginavo che potessero essere utili per ambientare delle scene. Per cui siamo al limitare della foresta di pietra.
Ok, mi piace. Pistola. Tu che eri una bambina, una volta, hai un nome? Sì, il mio nome è Claire. Se vuoi te lo Claire. scrivo, guarda, fermo lì, fermo lì. Dove lo scriverà adesso? Ta-da! Una domanda, Nemo, tu sai che Claire era tua è stata tua figlia in passato? Beh, tu condividete i pensieri, quindi. Sì. Allora, per condividere, ma anche perché pensavamo che l'ho trovata proprio dopo la morte di mia figlia. Non è stato Ok. stabilito come lei sia diventata una pistola e il gioco non ce l'ha chiesto. Se ci vuoi chiedercelo, penso che sia Allora, il perfetto. manuale dice di non indagare al riguardo, Ok. semplicemente. Ottimo. E la torsione. È stata la torsione. Ok. È successo. Ma quando dici torsione, intendi tipo mi sono girato un attimo e poi le cose erano così? Proprio Sì. quello. Ok. Allora. Ricordatevi di sostenerci con la nostra pagina Patreon. Esatto. Allora, siete al limitare della foresta di pietra. Claire, che cosa state facendo lì? Ah, ma sei un master mellifluo, sei? Perché io mi ero già Cosa stiamo preparato. facendo lì? Beh, la bambolina, la bambola di pezza, punta dentro la foresta di pietra. Quindi pare che il cuore, sia proprio lì. Ok. Punta in quella direzione, sì. Va bene. A questo punto, altre domande, che posso farvi? Sì, che cosa, c'è? Per quale motivo, Marco, non state andando dritti verso punta sparati dove punta la bambolina? State agendo con molta cautela. Per quale motivo? Perché Se vuoi, io posso darti una mano. no, voglio rispondere io, voglio Va bene, rispondere. arrangiati. Perché prima avrei risposto io, invece tu hai risposto un'altra cosa. Stiamo andando con cautela perché sento le grida, i lamenti di diversi bambini provenire dalla foresta. Sai che io posso percepire il dolore del mondo, le spaccature o la gente che soffre così, eh? E percepisco che dalla foresta sta succedendo qualcosa di terribile. Ok. Claire, sta succedendo qualcosa di terribile. Io direi di iniziamo dando l'iniziativa a Claire. In questo siete lì, sta succedendo qualcosa di terribile. La bambolina vi dice dove è il cuore di tuo padre. Che cosa fai? Che cosa faccio? Ti ricordo che tu puoi usare la tua magia per fare praticamente quello che ti pare, restando comunque nel tema che hai scelto in fase di creazione. Puoi teletrasportarti, puoi parlare. Sei quasi come una persona, ma diverso. Ok, allora io ho scelto la magia, quella di, cioè sulla mia runa c'è protezione e pace, e ho scelto pace, quindi va bene, è un po' generico in realtà. Io vorrei cercare di capire cosa so, cioè io non sento queste grida. Quindi ti guardo, cioè ti guardo, mi rivolgo a te, probabilmente lo senti nei pensieri, ti chiedo, e quindi perché non andiamo? Senti la mia mano che esita sul fucile su di te e faccio
Non le senti? Qualcuno sta morendo. Dobbiamo andare con cautela. Posso provare a sentire con la magia o comunque a sentire il dolore a distanza di queste persone, cioè provare a sentire, a percepire i flussi della magia e capire cosa sta succedendo più avanti. È una cosa che la magia mi consente. Ripetimi di nuovo quello che volevi fare, quello che volevi dire, perché stavo leggendo che Marco a Increazione ha scelto proprio una mossa da usare in questo momento. Volevo suggerirglielo, ma non ti ho Vai, sentito. suggeriscila. Io quello che volevo fare era capire cosa sta succedendo più avanti. Inteso, se ho la possibilità di percepire i cambiamenti della magia nei flussi, qualcosa Se, per sì, vuoi vedere vedere quello che se, succede. se tu dici, vuoi vedere se qualcuno sta usando magia in quella Esatto. direzione. Ok, potete fare questo o per onestà dico a Marco che lui ha scelto di essere un agente di pace all'inizio, in fase di creazione e questo implica che, se trovo la pagina, ecco qua, che lui può vedere chi No, si nasconde. attenzione, ti stai sbagliando. Stai Ah no, sono io forse allora. Perché guardando la pistola. Perché Ah, è la pistola che ha questa cosa, scusami. io non sbaglio mai. Quasi, quasi. Esatto. Ah no, che è la magia per proteggere. Ok, no, 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 niente, ho capito male, scusatemi. Ok. Infatti l'avevo guardato, però nel senso mi immagino che questo sia molto più tecnico, inteso come se devo fisicamente proteggere qualcuno. Ok. Allora sì, dai, fai questa cosa, paghi connessione. Pago connessione, quindi aspetta che. Quindi devo segnare un circoletto. Quindi ho speso connessione e qualunque cosa voglio fare succede. Ah, deve essere connessa alla mia runa. Ok. Esatto. Ok, in questo caso è per percepire, per vedere il pericolo avanti, per capire cosa sta succedendo, per avere, per riportare la pace. Questa musica è super rilassante, ma sento che sarà una merda. Ma cosa sarà una merda? Qualunque cosa troveremo là dentro. Allora, innanzitutto io vi ho dato 5 carte. Sì? Ok, mettete giù, le carte dovrebbero giocarsi coperte automaticamente, credo. Mettete giù tutte le coppie che avete. Io non ne ho neanche una. Però Ok. io posso chiedere una carta a Marco, giusto? Quando ti do il check, sì. Io devo fare un attimo che devo fare un cambio. Non posso farlo. Merda, siamo fottuti. Perché ci sono le carte in mezzo ai coglioni. Che Vabbè. carta? Devo fare una cosa. Le mie 5 carte. Vabbè, però lì. Ma porca. In pratica ho questo problema che sono in alto e non posso più spostarmi perché ho le 5 carte di Nicola in mezzo alle palle e quindi. E Aspetta, basta dirlo. Top. dove le metti? Non so, le ho chiuse, le Aspetta, vedi però. ancora? No, no, le vedo ancora. Però posso spostare te e poi spostare me. Ok, ora sono a posto. Scusate un Ok. attimo perché sistemo. Perché altrimenti non riuscivo a vedere le carte. Ok. Ok. Buono, fatto. Controllo che nella trasmissione sia tutto a posto. È tutto a posto. Ok. Allora, dicevamo buttare giù tutte le coppie, vero? Ma ok. Non ho coppie. Perfetto. Ok, allora le mosse del master in questo gioco funzionano in maniera diversa dai PBTA. E le mosse specifiche sono triggerate solo dalle figure. Ok. E per il resto, quando voglio fare qualcosa,
gioco una carta dalla mia mano come singolo, e questo numero indica, posso usarlo per orientarmi sull'intensità dell'elemento che voglio introdurre. Quindi, se dico che c'è un mostro 2, sarà meno di un mostro 10. Ok, o come obiettivo per il vostro check. Ok, in questo caso io gioco un 2. Ok, quindi questo vuol dire che le carte vengono giocate a faccia in su e questo per voi non va bene. Devo cambiare l'impostazione. Ta-ta-ta-ta-ta. Played facing down. Ce la fai al Ok. volo? Fatto. Voilà, non me ne sono neanche accorto. Che roba. Allora, il 2. Ok. A posto, ho deciso. Ti dico che il costo di questo check per te è 4. Quindi io dovrei avere una copia di 4. Esatto, tu puoi chiedere a noi se abbiamo una carta da darti. Se non ce l'abbiamo, devi pescare. Ok, se io non ho, cioè se io ho numeri più alti del 4, mi dici potresti usarli, ma non ha senso. Potresti usarli se si può superare il valore del check. È consentito. E però, visto che non ce l'ho, io direi che pesco. Non chiedi a noi niente. Ma tu potresti dire, per esempio, qualcuno di voi ha un 5 e fare coppia con un tuo 5. Esatto. Sì, però se io potrei dirti hai un 8, perché metti che io ho un 8, però mi Sì. sembra un po' sprecato usare un 8 adesso per un check 4. Sprecato. Le carte girano sempre, non Ah, tornano, finiscono. ok, va bene. Allora, qualcuno ha un 8? Sì, Adesso io guardo. ce l'ho. Ma se ce li abbiamo tutti e due, cosa facciamo? Gli diamo tutti e due? No, uno solo. Ok, io non ce l'ho, quindi qui il problema non sorge. Non si posa. Birbante. Allora, io Riccone. come lo sposto da te? Delete, copy, paste and do, advanced. Magari se tu la metti sul tavolo lui può prenderla. Io Sì, vedo è una sul carta tavolo. coperta adesso. È rotto. Puoi metterlo nella tua mano? Adesso guardo. Prova a fare drag and drop. Take card, eccola lì. Fatto. Oh, ok. E adesso devo metterle giù tutte e due, giusto? Esatto, e le si rimette nel mazzo. Quindi una e una due. Perfetto. Flip. Oh! Oh! Ok. Perfetto. Quindi tu te ne vai. Ok, quindi le carte le leviamo di torno. Ok, a posto. Vuoi dirmi tu cosa vedi? Faccio il master pigro, te lo dico io. Come vuoi, Dai, ti te lo lascio dico io. decidere. Vai. Te lo dico io. Allora, quello che vedi è. Innanzitutto, come lo vedi? Questo me lo dici tu. Vedi tipo la visione del Predator con le fonti della magia come. Lo vedo come da un binocolo, super zoomato, come se fosse. Attraverso cose, cioè come un, no, come un occhio da sopra. Sì, Come un occhio da solo, a volo d'uccello. a volo d'uccello. Ok. Quello che vedi è c'è questo gruppo di bambini seduti in cerchio attorno al cuore. E si tengono per mano mentre un uomo con una maschera di legno. Un'enorme maschera, molto più grande di una faccia umana, che presenta con delle fattezze mostruose,
intona una cantilena. La cantilena procede di intensità e più lui aumenta l'intensità nella sua voce e nella velocità dei suoni, più una luminescenza azzurrognola si emana da questi bambini che sembrano soffrire per questa luce. Per queste missioni, come se l'energia venisse presa da loro, e il cuore comincia a sollevarsi dal ceppo di legno, il ceppo tronco tagliato sul quale era posto, e comincia a pulsare. Quando il cuore comincia a pulsare, Nemo, tu senti questo pulsare nelle tue orecchie, dentro di te. Cerco di tapparmi le mani con cerco di tapparmi le orecchie con le mani per Ah. un attimo. Esatto. E immagino che comunque continuo a sentirlo. Diventa sempre più assordante, sì. Ok, io vedo quello che hai visto tu, Claire. Non vedi, secondo me non vedi le figure, ma percepisci le sensazioni. Ok. Cioè, percepisci, come dire, il mio dolore nei confronti dei bambini. Cioè, come dire, un po' la pietà mista oh no, bisogna fare qualcosa per loro, e l'impellenza di andare a salvare il tuo cuore. Ok, lentamente avanzo mentre ti dico, dobbiamo assolutamente salvarli. Però vedi che sono combattuto tra il mio cuore e i bambini e appoggiando la mano a questi pali di roccia simili a tronchi senza rami della foresta di pietra, avanzo fino a quando sono vicino al cerchio dei bambini. In quel momento alzo il mio fucile, lo punto alla figura e grido l'intimo di fermarsi. Freeze! Oh, freeze. Ok, quando questa sorta di stregone ti vede, smette la sua cantilena, i bambini smettono di emettere questa loro luminescenza, e il cuore torna a posarsi, e dietro la maschera senti la sua voce che dice: prima di parlare, guarda te, le tue fattezze scheletriche, guarda il cuore, e riflette un attimo e dice: ah, ecco a cosa è connesso allora. Finalmente ho capito. Si getta sul ceppo per prendere il cuore prima che tu possa impossessartene. Mentre gli dico quel cuore non ti appartiene, gli sparo. Ok, Claire, tu ci sei? Sei d'accordo sullo sparare? Dove gli spari? Allora, lui si è gettato sul cuore o sta correndo verso il cuore? Suppongo tutti e due, c'era cioè una scena molto veloce, non so in quale frame tu voglia intervenire, suppongo che faccia qualche passo velocemente per prendere la rincorsa e poi si getti. È molto agile, praticamente spicca un gran balzo che supera le teste dei bambini. Ok, gli sparo alla mano che protende verso il cuore. Ci sto. Ci stai. Allora, si mette in gioco il blind play, la pescata cieca. Questo è una sorta di blackjack a 3, Ok. quindi non dovete sforare il 21. Ok.
Quello che dovete fare è giocare una carta coperta, quindi nessuno sa cosa ha giocato l'altro, e sommarla alla prima carta del mazzo che estrarrò io. Quindi prima io estraggo la carta, a dire il vero. Ah, ok. E poi noi decidiamo cosa sommarci. Esatto. E tra l'altro devo darvi anche una difficoltà che varia da 14 a 18. Ah, ok, come Ok? se, come il banco, tra virgolette. Esatto. Quindi per vincere dovete fare almeno 14, ok? Sì. Senza sforare il 21. Sappiate che le vostre carte combinate verranno sommate a 10. Quindi giocate basso. L'asso in questo caso, nei check l'asso ha un valore speciale. In questi casi, invece, come blackjack, vale 1 o 11. Le A figure valgono scelta. esatto, le figure valgono 11, i numeri da 1 a 10. Esatto. E noi non possiamo parlarci naturalmente per metterci d'accordo. Ok. Ok, io ho giocato. Io ho giocato. Girate. 13. Scusa. Chi è che mi sta girando la... Chi è che mi gira la carta? 16. Ce la fate. Boh, dai, datemi un po' di soddisfazione. Claire. Vuoi che mi spogli? No. Claire, com'è essere sparata? Allora, è un momento in cui perdo la coscienza. Cioè, tipo, smetto per un secondo di essere un essere umano, cosa che tecnicamente non sono, ma. Smetto, perdo la coscienza, mi spengo praticamente come persona e quando ritorno mi sembra di stare meglio. Cioè, come se stia diventando sempre più arma. Ok, quindi non ti fa proprio un gran bene quando. Non mi fa bene, ma è piacevole. Ok, ho capito. Ok, e tu lo sai questo, Nemo? Secondo me lo sento. Lui se ne rende conto, probabilmente io no. Se, cioè, io non penso di rendermi conto che mi sta mangiando l'umanità. Ok. Dicevo, cioè, l'idea che avresti potuto fare qualcos'altro invece di sparare non ti aveva passato neanche per un secondo? Allora, se Marco ti risponde, la fregatura mi è arrivata dopo, cosa vuoi che ci fa? Cioè, non lo so, mica lo sapevo. Lo so, è la vita. Mai Io persone. dici, cioè, avrei potuto fare altro che non sparare? Esatto, cioè non ti senti neanche un po' in colpa? La domanda è No. per Marco, non per Ah, scusa, pensavo fosse per me, perdon, te. E io ho taciuto sperando che rispondesse al posto mio e cavarmela così, ma arrangiati. tant'è. E sì che mi sento in colpa, però mi aggrappo alla speranza che col mio cuore riporterò tutto a posto. Ok. Prima che sia la fine. Molto bene. Ok. Allora, sì, stavo riguardando un attimo un pochino di regole. Se io non vi do nuove carte, quando le finite, ne pescate tre. Ma quando rimanete con una, cosa fate? Continuate. Ah no, pescate. Quando rimanete con una, pescate. E Certo, quando chiaramente. rimango con due? Se non hai coppia, peschi. Ah, perché peschi e ti va in No, mano, ok. non è scala 40, non ti puoi incartare. Ok. Io ho dei problemi con l'incartamento di scala 40. Ok. Quindi, cosa succede alla mano del tizio?
Ok, si ode il buon. Ah, un'altra domanda, scusatemi se continuo a interrompere, ma sono curioso. Ah, vai. Sai cosa è Che successo rumore. al Master Curioso, Che rumore fa la pistola? Cioè, è un boato. È un fucile, innanzitutto. Quindi è un boato assordante, è appena percepibile. Questa è proprio la musica sbagliata per questa scena. Sì. No, è un boato assordante. Ok. Che si senta. Un boato che squarcia il mondo fin nelle viscere. Molto bene. La mano del tizio. Lui si getta, si vede proprio che sta quasi per toccare il cuore, e in quell'istante la sua mano viene trapassata da un proiettile. E lui rotola a terra, dolorante e maledicendoti. E lui sibila tra i denti: io lo so cosa sei, so come fermarti. I bambini immagino che siano spaventati, si ritraggano, eccetera, eccetera, o sono in trance. E i bambini in questo momento vedete che non hanno gli occhi rovesciati, che mi fa schifo, ma hanno le pupille molto dilatate e non rispondono, è come se fossero in una sorta di, stessero avendo qualche sorta di visione. Attraversando il cerchio mi avvicino al cuore e al tizio rantolante a terra. Gli dico: non puoi fermarmi, avrò il mio cuore ad ogni costo. E a questo punto io faccio una delle mie mosse. Facci la tua. Vai, 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 vai. Allora, gioco una regina. Bamf. Urca. La regina significa il pistolero e la pistola perdono qualcosa di importante. Ed essendo di picche, la cosa è legata all'antagonista. L'antagonista è il lupo. No, Chi è l'antagonista? l'antagonista è la cosa che insegue. Il lupo è i Joker, che sono qua visibili e posso giocarli in qualunque momento. Posso farlo comparire solo 2 volte per sessione. Ok, questa cosa è interessante, però mi hai detto che l'antagonista è la cosa che insegue. No, il lupo è la cosa che insegue, la E cosa che ti caccia. l'antagonista? L'antagonista in questo caso è lo stregone. Ah, è l'antagonista lì sul, proprio nello Momentaneo. specifico. Ok, non è l'antagonista con la A maiuscola. Esatto. Se la giocassi non avessimo deciso su un antagonista, dovrei inventarne uno. Ok. Dovrei farlo arrivare estemporaneamente. E invece no, tu ti avvicini, gli dici questa cosa qua, e lui ti Dobbiamo dice: dire noi cosa perdiamo o lo fai tu? Ok, lo faccio io. sono abituato troppo con i PBTA. Ah, e perdi qualcosa di prezioso. Cos'è? Ma in questo caso il contesto è talmente. Sì, potrei Semplice. chiedervelo, ma insomma il cuore è lì. E infatti avrei risposto anche io il cuore. Lui ti sorride. Quando è rotolato per terra, la sua maschera è volata via. È una figura androgina. Onestamente, non sei in grado di capire se sia un maschio o una femmina. Ha i capelli molto lunghi, un volto duro. Occhi a mandorla e labbra carnose. Con un sorriso e con una voce che potrebbe essere quella di una vecchia o una donna con una voce molto roca o un adolescente che prova a darsi delle arie, ti dice: scegli, pistolero, o me o loro, e vedi che a uno dei bambini cola un filo di bava.
mentre la mano che non hai ferito è illuminata dalla luce azzurrognola della torsione. E lui ti dice: questa mano stringe la luna. E la mano che stringe la luna può distruggere il mondo. Claire, tu senti che vorrei ucciderlo ora, velocemente. Che cosa sento che pensi? Senti che quello che voglio fare io è assorbire la magia che sta tenendo imprigionati i bambini. O che sta per colpire i bambini, cioè sono pronto a salvare i bambini. Senti un sentimento di fiducia e le mie labbra si muovono appena, non pronuncio parole, come se la mia risposta non fosse destinata al custode, ma fosse destinata a Claire. E gli dico, credo in te, vai. Quindi paghi E ancora connessione? pago connessione. Ok. Pago connessione. Ok. Quello che cerco di fare è adesso io non so se la magia che c'è. Lui sta cercando di colpire i bambini con la magia nuova che sta facendo, sta semplicemente agendo su una magia preesistente, ma quello che cerco di fare è assorbire completamente la magia che sta tenendo prigionieri quei bambini sotto il suo controllo. Ripeti, scusa, non ti ho sentito. Cerco di assorbire la magia che tiene sotto controllo i bambini, in maniera da fare sì che non siano più sotto il controllo dello stregone. Ok. Sì, devo darti il check. Ok. Ma anzi, no, lo fai e basta. Non ti serve il check. Cosa provi? Mentre Io si vede, quello che si vede è la luce, la mano dello stregone si illumina molto intensamente, si irradia di questa potentissima luce blu quasi accecante, ma la luce fluisce nella canna della pistola. Mentre il tamburo comincia a girare. Mi sento e anche tu lo senti, Nemo, pervasa di forza, come dire, super. Mi sento contenta di fare la cosa giusta. Forse anche tipo in maniera sbagliata, ma come dire, sono piena di sicurezza perché sto facendo quello che io penso essere la cosa giusta. Ok. E non so se si può, però sto formando, come dire, la luce, la magia forma un proiettile. Sì, questo volevo chiederti, che cosa si vede poi? Spari una sorta di sky beam verso l'alto che rilascia questa energia malefica, oppure spari sui bambini liberandoli? Cosa? Ok, No, sparo in alto. quindi lo sky beam, Sì. come siamo in pieno Trigun. Esatto. Ma sai che l'ho rivisto Trigun e non riguardarlo. Trigun non mi piaceva molto neanche quando è passato la prima volta. Mi piaceva il reverendo Wolf che muore in fretta e a quel punto non ha più senso guardare Trigun. Spoiler. A me è piaciucchiato, però l'ho visto una volta solo e recentemente. Ok. Quindi, sì. Tu spari questo skybeam verso l'alto e i bambini sono liberi e direi che si mettono dietro a Nemo come a cercare riparo. In qualche modo
si sono resi conto che lui li ha aiutati. Lo stregone è lì e dice: "Beh, hai fatto la tua scelta." Schiocca le dita e cosa succede al cuore, Nemo? Allora, sto pensando, allora sicuramente, sicuramente scompare, se ne va. E il cruccio della questione è perduto per sempre? No, secondo me, si è solo spostato. La nostra ricerca si è Ok. allungata. Lui molla una risata isterica e ti dice: "Prova a chiedermi dove l'ho mandato. Prova, prova." Io gli metto lo stivale sulla mano ferita e gli chiedo, per favore, dimmi dove l'hai mandato. Lui, nonostante tra il dolore e la follia, rida sempre più acuto e dice: "Non ho idea, non è fantastico." Gli schiaccio la testa con lo stivale fino a farla esplodere. Alla Kenny Guerriero Ok. e poi guardo la luna in alto. Ok, dopo che hai fatto questa cosa, i bambini si disperdono urlando di terrore. Perché ci sta. Tu senti il disappunto provenire da me. Ok. No, io parlo, ma parlo a te, ma in realtà non ti guardo e faccio non fare così. Sapevi che era quello che si meritava. Ne bevi il sangue? Ci sto pensando. Allora, se allora non lo faccio per piacere, ma se ne ho bisogno, sì, lo faccio. Visto che è una cosa che hai messo tu, dovrei giocare una carta, dovrei avere una carta appropriata. No. No. Poi parliamo di questa cosa nel parliamo di perché mi interessa anche il meccanismo delle carte che a volte aiuta, è vero, dà lo spunto, però dalle altre ti limita. Mi limita, ma è una cosa buona, mi dà una sorta di pacing, cioè la faccenda delle occasioni d'oro nei PBTA può essere presa molto alla larga. Sì, vero, assolutamente. Però Qui invece vai. mi dà un po', un attimino di struttura, perché appunto avrei potuto dire: "Senti il bisogno di bere sangue se no succede qualcosa." Ma siccome non lo dici tu, non avendo la carta, sai cosa? In realtà si può fare tutto. Io. Si può fare tutto, mi inquieta. No, Vorrei dirti che a perché. proposito di si può fare tutto, non c'è più la musica. Ah, sì, l'ho tolta prima perché stavo cercando una più adatta, cioè questa. Ma sono stato preso dalla scena e mi sono scordato di. Ma l'intensità della scena. Esatto. Quindi, sì, io gioco invece un 9. Banff. E dico che sì. Hai un bisogno di bere sangue 9. Se mi batti il check, resisti. Ok, io non avendo coppie chiamo Qualcuno a e 9? Hai un 9, Nicola? Quindi no. devi pescare. Perché neanche tu hai un 9. Esatto. Ok, draw. One. Merda. Aspetta, draw one card. Scusate, ma. E non ho un 9, ma posso Puoi chiedere un bargain? chiedere un bug, ma posso anche giocare una figura.
Puoi giocare una figura. Giocherò. Allora, perché anche vedere il bargain sarebbe interessante, però proverò a giocare una figura giusto per vedere anche il nostro lato delle figure. È più interessante la figura. Ok. Allora, io gioco un jack. Jack di cuore, cosa dice per te? Il Jack dice: conosci un buon no e good deal, conosci un buon affare, un buon accordo quando lo vedi. No, di nuovo good deal significa che ne sai un sacco. Ah, ok. Gioca play one anytime to draw three cards. Giocano uno per pescare tre carte, se non sbaglio, la traduzione al volo. Quindi pesco tre carte. Ma come va in gioco questa cosa? Cioè, devo anche descrivere come porto in gioco la figura o semplicemente una cosa meccanica? Ok. Penso che sia una cosa meccanica. Jack, no good deal when they see it. Ah, ok, ho capito. Scusami, abbiamo fatto veramente casino con la traduzione. In questo caso significa i Jack, ok, le carte Sì. Jack, sa riconoscere un buon affare quando lo vedono. Giocane uno in ogni momento per estrarre tre carte. Quindi non c'entra niente, non cambio la fiction, ma meccanicamente possiedo tre Esatto, carte. è un modo sappi, per riempire la mano. esatto, riconosci un buon affare quando ne vedi uno. Ok, allora c'è un limite massimo di carte. No. Oh, ok. Vuoi giocare un altro jack? Hai 2-9? Non ho 2-9, voglio giocare un altro jack. Se hai 2-10 fa lo stesso, ok. Magari li avessi. Ok, pescate tre carte. No. Adesso ho 2-9. Fantastico. Eccole qua, che vanno a coprire il tuo. Ho usato, va Qua. bene, quattro carte, due figure, ma ci sta. Ok. Quindi, vinco il check e la tua sfida era per resistere alla sete di sangue. Esatto, tra l'altro anche noi pirli. Tu ormai hai fatto la tua giocata e hai avuto successo, quindi è ininfluente. Ma c'era da aggiungere la statistica al check. Ah, è vero che No. non l'ho mai usata. Ma aspetta, però la statistica come si aggiunge? Aggiungi più 2, hai la tua coppia, per esempio, avevi 2-7, avresti aggiunto più 2. Avrei fatto 2-9. In Vabbè. questo caso sarebbe stato I've been around per te Ok. la statistica, suppongo. Beh, dipende come la portavo in gioco. Cioè, se dicevo, ah, sono abituato a sopportare la sete per diverso tempo perché a volte non voglio uccidere qualcuno che non è cattivo, eccetera, eccetera. Comunque, allora, diciamo che mi chino verso il sangue. Ci appoggio le due punte delle dita e me le porto alle labbra, ne sento anche l'odore. Ma sento anche la puzza dei suoi peccati. Li pulisco il sangue sulla terra lì vicino e mi alzo e dico: un giorno in più non mi ucciderà. Ok, fantastico. Adesso, visto che No, avete... voglio sentire cosa pensa il Ah! Ganso di questa cosa. Vai, 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 scusa. In realtà, Ti eri distratta proprio quando ho No, fatto la no, cosa buona. no, no, però come dire, non ha, il fatto che tu non ne beva il sangue non ha cancellato il fatto che l'hai ucciso così, come dire, un po' per niente, il tuo cuore era già via. Avrei potuto bere il sangue. Vabbè.
Vai pure, maestro. Ok, allora, il manuale, ci sono dei punti fissi a fine sessione per guadagnare trecce o esperienza, Infatti non però, abbiamo ancora guadagnato una beneamata cippa noi. al di là di questo, c'è la solita opzione che decido io quando fate esperienza, che mi sta abbastanza sui coglioni, ma in generale guadagnate trecce agendo secondo le vostre agende e rune. Completando imprese degne di nota, facendo roba figa e fallendo i check. Ok? Quindi Ok. guadagnate sempre esperienza quando fallite. Io posso darvi trecce se mi va, ma in realtà seguirò l'opzione che è consigliata per il gioco senza master, che è che guadagnate trecce quando seguite le vostre rune ed agende. La vostra agenda Dove la trovo la sono mia agenda? nella prima pagina delle schede dove c'è scritto agendas. Sono un agente di... Almeno No, io ho scritto nella così. prima avete agendas, pistolero e pistola. Mettetevi in pericolo, Ah. cercate ciò che volete e lasciate le persone con storie da raccontare. Ah, sorry. Sì, Ok, ma adesso ho capito. Potevi dircelo pistola. prima. Ma era scritto lì, ma aspettavo che l'aveste letto. Allora, questo è un gioco in cui le colpi di pistola arrivano alle spalle, Ok. eh? Pistola sia un'estensione dell'arma, del braccio del pistolero, è un agente dello strano. Pistolero, sì, il martello che fa scoccare la La pistola, scintilla. Sì. la scintilla della pistola, il grilletto, eccetera. È un agente del cambiamento. Quindi, secondo me, per questa scena voi guadagnate sicuramente esperienza. Guadagnate, non avete fallito, la pistola, sicuramente Claire ha agito secondo la sua runa di pace e protezione e secondo la sua agenda. Quindi, secondo me, tutti e due vi prendete una runa. Ok. Ok, una treccia. Ah, ecco, infatti mi chiedevo come una runa. Però Sì. non volevo dirlo perché poi sembro stupido. No, invece sono io stupido. Ok. Stupido è chi stupido fa. Bravo. Allora. Quindi, scena successiva. Cosa fate? Vi recate in una. Sì. Insomma, Partiamo. Cosa? scusa, è che quando hai detto vi leccate, io già stavo partendo con l'immaginazione. No, tu vi recate, non vi leccate. Ah, scusa, sai, è colpa della connessione, non ti sento bene. Ok. Quindi, tra l'altro, uno dei bambini che scappano, dice, urla il nome dello stregone. Qual era? Joseph. No, non si può. aspetta, chi quale altro nome posso usare? Dai, che così è qui con noi col nostro cuore. Ma non è carino, è un cattivo anche morto. Dai. Ah, ok, no, io volevo farlo partecipare come ospite d'onore. Disse dopo averlo schiacciato sotto il tacco. Secondo me i custodi hanno i nomi tipo questo qua si chiamava Ferro. Ferro, ok. Vabbana. Quindi il tizio se ne va dicendo l'ha ucciso Ferro e scappano in giro per la foresta di pietra. Volete riprendere immediatamente nella fine di questa scena o tagliamo e facciamo passare del tempo? Io sarei per tagliare e far passare del tempo. Anzi, Sì, anch'io. se mi fai un favore, vorrei prima di che questa sessione finisca, andare a vedere o la cappella del divoratore di stelle o il lago delle stelle.
Andiamo alla cappella del divoratore di stelle. Ma con piacere. Ok, è una struttura semovente o un luogo fisso? Secondo me è semovente, cioè ci abbiamo messo questa cosa delle strutture che si muovono e voglio Non la vederle vediamo, prima che questa esatto. sessione sia finita. Ci sta. Ok, quindi voi vi dirigete a piedi verso una di queste enormi fortezze ambulanti. Sono su cingoli o su ruota? Nicola, tu cosa ne dici? Io direi ruote così possono impantanarsi. Ok. Quindi davanti a voi torreggia la fortezza di Scorn. Ok. Bello. È un luogo. È un luogo di pace o un luogo di guerra, in linea di massima? La cosa che più vi colpisce dall'esterno sono gli enormi cannoni o gli alberi e le fontane? Io voto cannoni. E io voto alberi e fontane. Wow. Ok. Fate carta più alta, cosa vi devo dire? No, vai coi No, cannoni. dai. Vai coi Ok. cannoni. Vado di Ok. cannoni. Quindi, entrando in questo luogo, i colori predominanti sono il grigio e il rosso sulle corazze delle guardie e sullo stendardo che sventola sulle numerose bandiere e chiaramente sui giganteschi cannoni che puntano verso l'esterno della città. Quando arrivate, com'è il tempo? Secondo me ci sono nuvole di tempesta che si muovono nel cielo. Ok. E le strade come sono? Nicola, vuoi rispondere tu o vado io? De sono deserte. Ok, molto bene. All'improvviso si ode un corno molto a volume molto alto e la porta della città si spalanca e si spalanca verso il basso, chiaramente. Le porte non si aprono per così, ma si aprono per Tipo ponte così. levatoio. Ponte Come levatoio, come una sorta di ponte levatoio, ok? Si sente il clangore di ingranaggi, vedete le corde e le pulegge che scorrono, e la porta si apre prima piano e poi praticamente si abbatte a terra alzando un'enorme nuvola di fumo. E il portale d'ingresso è gigantesco, chiaramente, deve consentire l'ingresso di altre strutture mobili. E attraverso l'enorme ingresso vedete entrare la cappella del divoratore di stelle. Questa struttura, questa cappella, è a motore o è trainata? Io immagino degli zeloti che si tirano dietro con delle catene questa enorme struttura. Ci sto, mi piace. Vestiti di stracci. Affascinante, con un lamento continuo che viene su da queste centinaia di persone. Esatto, perché Vuol dire chiaramente quella nenia che stiamo sentendo sotto adesso? esatto. No, un po' più come i Ok, va dannati bene. dell'inferno. O come Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Esatto. E quindi questa struttura viene portata all'ingresso e quando si fermano vanno avanti un bel po' in realtà e le porte della città deserte fino un attimo prima si spalancano
si forma una piccola folla di curiosi che segue la cappella finché non va nella piazza della città, in sostanza, e finalmente gli schiavi o questi fanatici si fermano e si accasciano al suolo per la fatica. Si apre una finestra all'alto di questa struttura, è una torre, è una cupola, perché il nome è Cappella di, in questo contesto significa tutto e niente. Secondo me può essere una cupola. Ok. Perché mi piace che abbia una forma... fallica. No, più che altro non fallica, ma più tipo budino al cioccolato. Ok. Ok, quindi il... dalla cima di questa cupola di questa cupola si apre una feritoia e si affaccia quella che potrebbe sembrare una crudele parodia di un vescovo secondo gli standard di oggi, questa persona con il cappello rosso ieratico, il volto completamente coperto di cicatrici. Un pizzetto, un ciuffo di barba molto lungo, e dalle mani che presentano i dorsi delle mani marchiate a fuoco con il simbolo del divoratore di stelle, si affaccia e comincia a urlare la buona novella e dice: la luna ci chiama e noi dobbiamo accettare i suoi doni. E un giorno diventeremo tutt'uno col divoratore di stelle e spariremo verso un nuovo cielo. E come reagisce la gente? Stavo per chiedertelo io. Ah, ok. Allora no, se fosse tipo, come dire, sempre più gente viene fuori ad ascoltarlo, quasi affascinata dalle parole. Ok. Io direi che da sotto, mentre questo tizio urla in alto, si apre una porta sotto e ne esce un sacerdote ha in mano una ciotola con un unguento blu fosforescente. E il vescovo dice: questo liquido è stato raccolto direttamente dalle piante mutate dalla torsione. Lasciatevi benedire. Invochiamo insieme il giorno in cui noi e la luna saremo una cosa sola. E questa persona immerge il pollice in questo liquido e stile Rafiki segna la gente in fronte. Alcune persone sembrano disgustate e si ritraggono, altri sembrano partecipare a questa estasi apocalittica. A un certo punto questo sacerdote si presenta a voi, vede il tuo aspetto scheletrico e ti dice: ma tu, fratello, sei un passo dall'illuminazione. Che cosa ti trattiene ancora su questa lurida terra? Perché non sei ancora partito per la luna? Vede che esito e appoggio la mano alla mia arma. Mm-hmm. Lui ti guarda e ti dice: capisco, non sei pronto. Mentre fate qualcosa, continuo a narrare, sempre ditemi. Io direi che siamo venuti qua perché la bambolina indicava in questa direzione. Quando lui passa oltre, tiro fuori da sotto gli stracci la bambolina per vedere cosa indica. Ok. Ma sì, non facciamo troppo gli arguti. La bambolina punta direttamente dentro la cappella.
Mentre questo sacerdote continua a benedire la gente mentre il predicatore in alto urla frenetico, si ode un rombo. Un attimo dopo, il sacerdote sulle sue ginocchia, il liquido blu-verde fosforescente versato a terra, mischiato al suo sangue, e lui si accascia a terra. Da lontano si vede un altro pistolero umano, un uomo di mezza età, una donna di mezza età, con i capelli striati d'argento, un enorme sigaro in bocca. Cammina con rumore di speroni, tipo Luca Laurenti, e dice: nella mia città non abbiamo tempo per certe perdite di tempo e per i problemi che voi vi portate dietro. La porta è quella e la via è lunga. Quando le dice così, il predicatore in alto le urla: folle, hai tolto al nostro fratello il diritto di assistere alla fine dei tempi. Come osi? E quando dice così, dalle porte esce uno sciame di fanatici, e quelli che trainavano si rimettono in piedi e tutti insieme vanno ad aggredire questa sceriffa. Ok, giustiziera. Claire, senti che io voglio starne fuori da questa cosa. Tu invece senti proprio che io no. Devo ficcarci il naso. Se vuoi, puoi teletrasportarti, puoi usare il blink, Claire, e andartene. Puoi teletrasportarti in mano alla giustiziera, se vuoi. Sì, esatto, era quello che stavo pensando. Cioè, tipo andare e cercare di, come dire, farmi utilizzare da lei. Devo pescare, perché Blink mi Devi dice... pescare per dire la distanza. Quindi io dovrei darti una distanza in Sì. piedi, che non so neanche quant'è un piede. Tanto... Scusa, mentre ci pensi un attimo, intervengo. Tra l'altro, una cosa che mi lascia basito è che il gioco è molto narrativo, però ha alcune cose molto matematiche. Esatto. Tipo, puoi diventare invisibile per tot minuti. Io posso spostarmi di tot piedi. Sì, questa cosa è un bagaglio del passato. Ok. Se vuoi, puoi darmi una un check, tipo. Sì, ha molto più senso. No, allora dai, usiamo le regole. Diciamo che poi alla fine è sempre quello, battere un valore, ma questo giro è con una carta alla cieca, non con un... Ah, ok. Alla fine è quello, Marco. Se dico Sì, che certo. lei è distante 7, devi fare 7. Sì. Quindi sì, secondo me siete relativamente vicini. Lei comunque li ha centrati con un revolver, non è un'arma della gittata particolarmente lunga. Secondo me siete distanti 5. Via. Quindi pesco. Oh, Draw. ok, sì, prendi la prima carta. Quindi una, draw. La distanza era, hai detto? 5. 5. Ho pescato un 4. Cioè Ok. lo piazzo anche Ok, così. il fatto che il blink non sia affidabile è parte integrante del gioco, comunque. Ok. Questo è il motivo per cui non è un check che puoi battere con le tue carte. Sì, certo. Quindi sì. Come funziona il blink? Cosa vediamo? Il blink funziona come dire, mi strappo via dalle mani del pistolero. Cosa Cioè significa? si vede come se inizio a levitare, inizio a muovermi per i fatti miei. Ok, quindi tu Ed è non utilizzi... come
ed è come se lui mi lanciasse contro la sua volontà. Quindi la pistola fisicamente si muove, non fa plop e riappare da No, un'altra parte. no, viene, è come se venisse lanciata. Quindi se tu atterri a circa 1 metro di distanza dalla pistolera, la chiami? Perché puoi parlare. Puoi fisicamente parlare con gli altri. La chiamo, mi bada se la chiamo? Sì, la chiamo e le dico, Ehi! e tu prendimi in mano, e tu usami. Dai, hai giocato a Transistor, sai come si fa. Esatto, ehi tu, però non ho la voce sexy della spada di Transistor, maledizione. Ehi tu, ehi Red. Sì, gli dico, e tu usami. La tizia ti vede, ha un attimo di illuminazione perché capisce che sei una di quelle pistole speciali, eccetera, eccetera, e si avventa su di te. Nemo, tu nel frattempo cosa fai? Allora, io penso, allora imprecazione sicura quando succede questa cosa, e poi penso, è già entrata nell'adolescenza, e mi getto di corsa per salvarla da là, cioè per riprenderla in modo che l'altra non la usi. Ah, non vuoi che venga sparata da un'altra persona? No, più che altro perché io so cosa succede quando spara, e se ogni colpo che sparo è una cosa che mi pesa sulla coscienza, non voglio comunque che vadano sprecati attimi di lei. Ok, quindi tu vuoi intervenire e togliere la pistola alla tipa, Sì, giusto? se lei l'ha già presa, toglierla, se no buttarmi per recuperarla prima che lei la raccolga. La tizia sta come con il cuore, in sostanza, la tizia sta correndo verso la pistola, tu questo giro non puoi fermarla sparandole, e tra te e lei io gioco l'asso. Che vale 1 o 11? Per me vale, aumenta la posta in gioco. Ah, ok. Lanciano anche il cuore in mezzo. No, dov'è? Face cards. The cards and you. Ah, non c'è nel mio coso. Ah, eccolo qua, cuori. L'ambiente, circostanza. Sì, perfetto. Tra te e lei. Ci sono circa 5 metri, ok? Ma ci sono anche su questi pochi metri sono occupati da una torma di fanatici. Quindi devi farti strada tra di loro, scegli come, se menandoli o evitandoli, e poi Beh, fai. buttandoli a terra di qua e di là, non cerco volontariamente di fargli del male, però non è che bado tanto alla loro salute. Ho capito. Questo per me è un check da 6. Scegli Ok, una stat. allora, visto che mi comporto in questa maniera, direi che vado. Allora, questa è una cosa da giocatore, cioè nel senso, io mi butto in mezzo, però visto che di solito tendo a essere uno che cerca di districarsi dai pericoli piuttosto che usare la forza per districarsi dai pericoli, direi che è più su un light on my toes che un good in fight. Ok, quindi tu li stai schivando e scavalcando, non Esatto. ti stai aprendo la strada come Kenshiro. No, assolutamente. Anche perché non ci sono proprio portato. C'ho le ossa deboli. Quindi chiedi una carta. Devi Vado. chiedere a noi se abbiamo una carta. Ah, pensavo fosse la pesca quella. Allora, il valore da superare mi avevi detto era un. Sei. Però hai due, quindi puoi usare una coppia di quattro, giusto? Esatto. Però devo azzeccare una carta che avete voi. Non è facile. Avete un 5? Sì. No.
Yeah! Tu sei inutile, pistola! Girala direttamente. Ok. Ah, tra l'altro ricordo tutti e due, preparate già le coppie che avete, mettetele giù subito. Sì, Se le se le avessi, però avessi le coppie. io posso giocare un jack e pescare tre carte, vuol dire. vabbè. Ok. Quindi, come funziona? Tu ti lanci capriola per terra e recuperi la pistola? Sì, rotolo in mezzo dei cosi, magari vengo anche urtato e mi buttano però nella direzione giusta e metto la mano sulla pistola, proprio si vede la telecamera che inquadra la pistola a terra e la mia mano che ci appoggio sopra, alzo lo sguardo e incrocio quello della pistolera. La pistolera che chiameremo Jane. Musica alta. Sì. Però ci stava perché stava continuando a salire man mano che la tensione Lo so, saliva. ma poi mi scrivono i messaggi, i commenti con scritto: guarda che non si capisce niente di quello che dite. Come se fosse interessante. Ti hanno scritto? No, però mi fanno notare tipo quando la musica è troppo alta, me lo commentano. Ok. Allora, incroci lo sguardo di Jane e lei è confusa, spaventata, incazzata, non può fidarsi di te, non ne ha idea. Nel dubbio, sta per puntarti la pistola contro, come se fossi uno dei fanatici. Ok, allora prima di rispondere dico e grazie a quelli che mi commentano, commentate, commentate. Questo è il momento di commentare e dire cosa ci pensate di questa giocata e i vostri feedback sono utilissimi. Io le dico possiamo uscirne vivi solo assieme. Così. E Ok, cerco di convincerla a fidarsi. ma secondo me non hai bisogno di cercare. Cosa dici, Claire? Io volevo usare la magia again. Usala. Can I? Ho questa impressione che con la Voglio. magia è un problema, però vabbè. Sì, lo so, però ci Sì, sta. tu Cioè, però braccine corte, non esatto neanche una volta. c'è già, Insomma. usa lei anche per Voglio creare tipo una specie di ondata d'aria che butti a terra la gente intorno a noi. Ok. E lo faccio tipo sparando colpi a vuoto in aria. Ok. Quindi tu hai questa salva, tu hai munizioni infinite? Quando, sì, per gli effetti, per i Quelli che fini di cre questa. per i fini di questa giocata, sì. No, di questa magia, non di questa Ah, giocata. sì. Come dire, li creo dalla magia. Cioè, li creo dai Ok. flussi della magia. Ok, quindi. Tu spari questi colpi di aria compressa, Esatto. sostanzialmente, che Yes. creano un forte vento che abbatte Che idealmente. o allontana i. Esatto, idealmente tiene lontani i fanatici. Ok. Quando vede questo, il predicatore dall'alto ordina ai suoi di fermarsi. E dice: abbiamo tra di noi un messaggero della luna. La porta si spalanca di nuovo, non esce nessuno e ti dice: prego, abbiamo molto di cui parlare. E direi che con noi che ci incamminiamo nella porta e andiamo a scoprire cosa ci attende oltre, chiudiamo questa giocata e questa puntata del Giochiamo a. Che ne dite, ragazzi? Ah beh, non abbiamo visto il lupo, purtroppo. Non abbiamo visto il lupo, però sappiate che c'è. È incombente il lupo, è incombente. Ne parliamo di. Ok. Ok. Va bene, anche perché qui si fa tardi, domani mattina devo fare un sacco di cose, preparare e pubblicare i video, insomma, qua c'è gente che lavora, ragazzi. Bene, a proposito di ringraziamenti, grazie a Roberto che ci ha portato questo gioco che vi anticipo già, mi ha stuzzicato parecchio, ma ne parliamo dall'altra parte, venite a trovarci, ne parliamo di, dove approfondiamo e video recensiamo questo gioco. Un grazie a Claire che ha giocato con me, che ha provato con me questo gioco.
Oh, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fino a questo momento e tutti quelli soprattutto che ci sostengono attraverso Patreon o sharandoci o consigliandoci ai loro amici o con l'abbonamento al nostro canale Twitch. Per cui grazie, 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 siete ineluttabili. E con questo vi saluto e vi rimando dall'altra parte per la video recensione. Ciao ragazzi! Ciao. Ciao.